Dipingere è un'azione di autoscoperta. Ogni artista dipinge ciò che è. Questa è una frase che io ritengo straordinaria di un artista straordinario. Oggi, a Pensieri d'Arte, parliamo di Jackson Pollock. Dunque, Jackson Pollock nasce a Cody, in Wyoming, nel 1912, esattamente il 28 gennaio, dell'acquario, quindi è come me, un acquario pure lui. È figlio di un agricoltore e nasce in una fattoria, in realtà cresce i primi anni poi tra l'Arizona e la California. Questo gli permette di entrare in contatto già da molto giovane con le tradizioni dei nativi americani, cosa che poi piano piano durante questo incontro di oggi scopriremo quanto poi abbia influito profondamente sulla ricerca pittorica del grande artista americano. Prima di entrare nel dettaglio su Jackson Pollock, voglio provare a costruire un quadro un po' più ampio di quello che sta accadendo in America alla fine degli anni 20 e all'inizio degli anni 30, perché è un momento cruciale per la storia americana. Tutti ricorderanno la grande depressione del 29, crollo della borsa, fallimento delle banche, l'America sul lastrico, un'America che era uscita dalla Prima Guerra Mondiale forte, piena di iniziativa, tra cui l'industria automobilistica che aveva in qualche modo lanciato l'industria americana negli anni dal 18 in avanti, e quindi un'industria che era molto florida. Il 29 porta una profonda depressione, la famosa depressione americana. Arriviamo al 33 e si candida alla nuova presidenza degli Stati Uniti una figura fondamentale per gli americani e per l'America del secolo scorso, che poi non solo per l'America. Franklin Delano Roosevelt arriva, si presenta all'inaugurazione, al suo discorso inaugurale della sua presidenza, dirà queste parole: «Sono convinto che se c'è qualcosa da temere è la paura stessa, il terrore sconosciuto, immotivato e ingiustificato che paralizza. Dobbiamo sforzarci di trasformare una ritirata in un'avanzata. Chiederò al Congresso l'unico strumento per affrontare la crisi, il potere di agire ad ampio raggio per dichiarare guerra all'emergenza, un potere grande come quello che mi verrebbe dato se venissimo invasi da un esercito straniero». 4 marzo 1933. Queste frasi, queste parole potrebbero essere state pronunciate ieri o l'altro ieri, in questo momento di post-crisi. Jackson Pollock, che questo momento storico assomiglia moltissimo a quello che stiamo vivendo oggi, per questo l'abbiamo scelto per Pensieri d'Arte. Ma continuiamo, siamo al 33 e questo discorso inaugura quello che poi sarà il New Deal americano, questo grande rilancio che Roosevelt riesce a mettere insieme per rilanciare l'economia americana, inserendo attraverso il governo americano un enorme investimento che coinvolgerà moltissimo l'arte. L'arte sarà uno degli strumenti fondamentali del rilancio, lo strumento per superare la paura. Cosa sta accadendo però? Accade che in Europa, purtroppo, come ben sappiamo, ci sono già venti di guerra. Quindi moltissimi artisti europei, stiamo parlando del periodo di grande splendore del surrealismo, decidono di muoversi e arrivano in America. Parlo di Salvador Dalí, ma parlo anche di Max Ernst, parlo di tutto quel gruppo di artisti europei che si trasferisce in America per paura della Seconda Guerra Mondiale. C'è una figura fondamentale in quel periodo che arriva nel 33 e fonda The Black Mountain College. The Black Mountain College è un'esperienza straordinaria realizzata da Joseph Albers. Joseph Albers era, come dire, il teorico del modernismo, uno dei fondatori della Bauhaus. E in questo college, in North Carolina, si formeranno tutti gli artisti più importanti americani del secolo scorso. La missione di questo college è una semplice, banalissima, detta poi da signor Albers, è: noi siamo qui per far aprire gli occhi. Questo era il tema dell'arte, per aprire lo sguardo, per aprire gli occhi. In quello stesso momento c'è un artista della Baviera, un altro tedesco, Hans Hofmann. Hans Hofmann apre una scuola a New York. Anche su Hans Hofmann, una figura fondamentale, passeranno tutti gli artisti della New School americana, quella che si fonderà a New York e che porterà poi anche all'espressionismo astratto di cui parleremo oggi. Nel 39, inoltre, quelli sono anni particolari, viene esposto al MoMA di New York Guernica, io sbaglio sempre l'accento, abbiate pazienza. Quest'opera
colpirà l'immaginario di moltissimi artisti americani. Arriverà anche una mostra importante, sempre nel 39, di Kandinsky. Quindi cominciate a delineare, no, questo mondo surreale e informale in qualche maniera. Quindi non siamo più alla rappresentazione, ma stiamo entrando nella espressività dell'essere umano. Quindi la figura comincia a perdere di forza. Molti di questi artisti sono influenzati moltissimo da quest'arte europea. Jackson Pollock, arriviamo a lui, quando c'è la Grande Depressione, la vive dai 17 ai 21 anni. La sua è comunque un desiderio di dipingere che nasce, poi lui studia in California, e comunque nel 29, quindi ci troviamo poco prima, durante la guerra, lui arriva a New York per studiare con il fratello all'Artist League di New York. Il 29, come dicevo, è un anno fondamentale. Perché? Perché poi anche Jackson Pollock riuscirà a rientrare in quel numero abbastanza cospicuo di artisti che verrà utilizzato dal New Deal americano per andare a dipingere su edifici pubblici, uffici postali, scuole. Quindi porteranno l'arte fuori, porteranno l'arte nella vita quotidiana delle persone. Lui, grazie a questa esperienza, incontra, ed è qui la prima grande influenza che riceve, incontra i grandi muralisti messicani. Ci ricordiamo che Diego Rivera era stato invitato varie volte negli Stati Uniti nei primi anni 30. Ecco, quello è il momento. Lui era stato invitato a dipingere su i luoghi pubblici, San Francisco, Chicago, New York. Lo ricordiamo perché avevamo parlato di Frida Kahlo in questo caso. Ecco, Jackson Pollock lavora a fianco proprio di Rivera, di Orozco e soprattutto di Siqueiros, che in qualche maniera influenzerà la sua pittura. I muralisti lavoravano su grande dimensione, temi anche particolarmente politici a quel tempo. Quindi è importante connotare anche in questo caso l'influenza che riceve Jackson Pollock. Jackson Pollock non solo riceve quell'influenza, riceve anche un'influenza dal suo maestro. Lui arriva, come dicevo, alla Art Student League di New York e studia con Thomas Hart Benton. Thomas Hart Benton è un artista importantissimo americano della matrice regionalista, quindi quegli autori che dipingevano la provincia americana, chiamiamolo così. Jackson non è affatto interessato a quel tipo di pittura, ma l'influenza che riceverà dal suo grande maestro è quella, uno, dell'utilizzo del colore, quindi la capacità di utilizzare il colore, due, la capacità di essere indipendente, una visione indipendente dell'arte, quindi non collegata al tuo maestro, ma a una visione aperta che permette all'artista di esplorare e di trovare la propria dimensione espressiva. Questo è quello che accade. Già nei primi anni, Pollock, quindi, come dicevo, surrealismo, Picasso, gli indiani d'America, quindi utilizzavano i nativi americani, utilizzavano anche materia come la sabbia, cominciano a far parte del bagaglio di Jackson. Lui addirittura già in quegli anni si nota una certa inquietudine nella sua pittura e soprattutto un desiderio di continuare a cambiare modalità di dipingere. Lo fa perché in qualche maniera sta ancora ricercando. Tenete presente che l'influenza europea in quel momento in America è fortissima. C'è un momento fondamentale nella storia di Jackson Pollock, ma non solo di Pollock, ma lui in particolare. Siamo al 20 ottobre del 1942, una donna straordinaria ritorna dall'Europa, Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim scappa dall'Europa anche lasciando la propria collezione in custodia, collezione fatta chiaramente principalmente di opere surrealiste in quel momento, lei vive e risiede in Europa, sta a Parigi, e torna negli Stati Uniti proprio per la guerra. E inizia una galleria che si chiama Arts of the Century, cioè crea un luogo dove comincia a esporre sia gli artisti surrealisti, ma comincia a ricercare i giovani artisti americani. Ed è lì che cominciano a crearsi un salotto di incontro, di relazione, di tutti questi artisti che faranno poi parte della New School. È importante che questo polo culturale sarà il luogo in cui verrà esposto per la prima volta l'opera di Jackson Pollock. Jackson Pollock e quello che poi sarà l'azione di action painting, ma arriveremo un po' più in dettaglio fra poco.
Voglio spiegare brevemente che cos'è l'espressionismo astratto, o meglio, i due grandi teorici, Adolf Gottlieb e Mark Rothko, nel 42 scrivono questa lettera. L'arte è un'avventura all'interno di un mondo sconosciuto. È nostro compito, in quanto artisti, fare in modo che lo spettatore osservi il mondo dal nostro punto di vista e non più dal suo. Noi siamo per il grande formato, perché ha la potenza dell'inequivocabile. Vogliamo riaffermare la superficie pittorica, siamo per le forme piatte, perché distruggono l'illusione e rivelano la verità. Questa è la matrice da cui si svilupperà l'espressionismo astratto, che prenderà due macro strade, l'action painting di Jackson Pollock e la color field painting di Mark Rothko, Robert Motherwell, insomma autori ormai straordinariamente storici e noti ai molti. Uno storico dell'arte di quel periodo descrive ancora meglio che cosa stia accadendo all'arte e descrive in questa maniera. Questo è Harold Rosenberg. Quello che doveva andare sulla tela non era un'immagine, ma un evento. Il grande momento arrivò quando fu deciso di dipingere solo per dipingere. I gesti sulla tela erano gesti di liberazione dal valore, che fosse politico, estetico o morale. Quindi era dipingere per dipingere. Il gesto stava diventando più potente, più importante della rappresentazione. Questo è il momento fondamentale dell'espressionismo astratto. E lo vediamo, vi faccio vedere due opere del 42, proprio nel momento in cui Gottlieb e Rothko dichiarano quella frase che abbiamo letto poco fa. Vedete qua a sinistra Mark Rothko nel 1942 e Adolf Gottlieb Labyrinth 1942. Due opere che sono ancora molto lontane dall'espressionismo astratto, ancora c'è un'influenza europea molto profonda nel loro lavoro, ma piano piano si emanciperanno. E arriviamo per esempio agli anni successivi, abbiamo un Mark Rothko, come vedete, maestro della color field painting, e insieme a Robert Motherwell un altro della color field painting. Quindi i due teorici lavorano sui color field. Abbiamo poi invece quello più attivo insieme a de Kooning, che sono più fisici, e lo vedremo fra poco. Quindi torniamo al 42, all'incontro tra Jackson Pollock e Peggy Guggenheim. Lei in qualche modo si innamora di questo ragazzo, si innamora, poi non so se anche, come dire, hanno avuto anche una storia, questo non si è detto, oppure magari si è detto ma io non ho dati ufficiali, ma comunque lei in qualche maniera si affeziona a questo ragazzo alcolizzato. Adesso arriviamo un po' dentro Jackson. Jackson Pollock era un ragazzo che beveva già molto da giovane, aveva un'inquietudine profonda. E lei dice: feci dipingere a Jackson Pollock un murale alto 2 metri e largo 7. Marcel Duchamp, che era a New York anche lui in quel periodo, disse che avrebbe dovuto dipingerlo su una tela, altrimenti il giorno in cui avessi lasciato l'appartamento l'avrei dovuto abbandonare lì. Quindi la prima grande commissione di Jackson Pollock arriva proprio da Peggy Guggenheim, e vediamo tra un attimo l'opera. In quello stesso momento Jackson Pollock incontra una donna fondamentale che sarà sua moglie, Lee Krasner. Lee Krasner è una pittrice astratta, anche lei già ben inserita. Lui arriva dalla California, Lee Krasner è newyorkese e già ben inserita nel contesto di cui abbiamo parlato finora, cioè in questo salotto di nuovi artisti che vogliono portare fuori la loro arte. Lei lo inserisce in questo salotto, addirittura gli presenterà de Kooning, insomma autori che cominciano anche a collaborare, ad incontrarsi, nonostante il povero Jackson Pollock avesse sempre un problema di ubriacatura, quindi le feste era sempre abbastanza ubriaco. Arriviamo al 1943, quel murales di cui parlavamo poco fa, cioè che Peggy Guggenheim commissiona a Jackson Pollock, è questo, Mural 1943, un'opera straordinaria, un'opera spartiacque, perché da qui Jackson già si comincia a intravedere quello che sarà la sua azione potente, energetica, fisica nell'opera.
E qui cominciamo a vedere queste figure, quasi delle fiamme, quasi delle figure in movimento, e si vede questo gesto potente, energetico, che accompagnerà tutta l'opera di Jackson. Questo sarà, come dicevo, un punto di partenza che rivoluzionerà finalmente e renderà indipendente l'opera di Jackson Pollock da tutto quello che era stato l'influenza che aveva ricevuto. Vi faccio vedere un'opera importante, importantissima, del periodo poco prima di Murales, che è Donna Luna, dove ancora si vede questo mondo surreale presente nella sua pittura, e si vede la pittura, quindi c'è ancora il pennello in questo caso. Dal momento di Mural, lui comincerà a esplorare nuovi mezzi per esprimere il suo bisogno di dipingere. Un'altra opera che ancora influenza moltissimo, io qui ci vedo Miró, ed è Blue Moby Dick del 43, quindi vedete ancora un mondo che non si è ancora definito in quello che poi sarà la action painting, e quindi il dripping, cioè la sgocciolatura sulla tela. Anche qui She Wolf, un'altra opera importantissima sempre di Jackson, che è La Lupa, il mito di Romolo e Remo. Ecco, lo vedete, un'altra influenza potente che ha ricevuto è quella della ricerca junghiana. Lui stesso andrà in analisi e attraverso l'analisi scoprirà la potenza di Jung, cioè nell'analisi junghiana si parla che l'arte, la forza creativa sia fondamentale per ogni essere umano, quindi l'espressività della forza creativa sia l'atto fondamentale per un benessere. Quando non è sbloccata, quindi quando c'è un blocco, c'è una nevrosi. Ecco che Jackson utilizza l'arte come sblocco della propria energia, del proprio inconscio, proprio come nella cura junghiana, nella ricerca più che cura, nella ricerca junghiana. Nel 43, come vi dicevo, Peggy Guggenheim decide di mettere Jackson Pollock a contratto, gli darà $150 al mese e addirittura le dirà di lui: era un uomo contraddittorio, così timido e difficile da presentare alla gente perché era nervoso. Arrivava sempre sbronzo e per questo non avrebbe mai potuto farcela. Capite la forza di un magnate, cioè di qualcuno che vede un artista straordinario dal grande talento e decide di sostenerlo, di supportarlo. Perché? Perché da solo, lei dice, non ce l'avrebbe fatta. Questo è un momento chiave, fondamentale. Comincia proprio l'opera di Jackson Pollock, che comunque resterà sempre legato alla Peggy Guggenheim. Addirittura si dice che poi, quando lui comprerà la sua casa negli Hamptons, lei, per aiutare lui, cioè Lee Krasner, e proprio su richiesta di Jackson Pollock, insomma, a un certo momento gli presterà $2000 perché non ne potrà più, perché lui aveva bisogno di soldi per comprarsi questa casa, la casa che poi diventerà il suo studio. Nel 50, faccio un salto un po' più avanti perché questo è un altro punto fondamentale, siamo al 1950 e il direttore del museo Roland Redmond, museo del Metropolitan di New York, decide di organizzare una mostra sulla pittura contemporanea americana e, guarda caso, decide di non invitare nessuno dei nuovi artisti del New School americana. Questo crea scandalo, crea anche un po' di fastidio in tutto questo gruppo di giovani che poi prenderà il nome di irascibili. Perché? Perché grazie a Barnett Newman, che pagherà una famosa fotografa dell'epoca, la Nina Lynn, decideranno di farsi fotografare i 18 più importanti artisti di quell'epoca, della New School, di farsi fotografare una foto che diventerà storica e di farla pubblicare in contestazione con la scelta di Redmond di non invitare nessuno di loro. Ci sarà anche Hans Hofmann, che è quello che dicevo all'inizio, il più anziano, ed è colui che in qualche modo ha formato tutti quanti, ha permesso a tutti di fare un avanzamento di indipendenza dall'influenza europea. Qui vediamo la foto, si riconosce Jackson Pollock in mezzo nella penultima linea, ma vediamo qui c'è Rothko, c'è Barnett Newman, c'è Robert Mathewell, c'è Adolf Gottlieb, Ad Reinhardt, insomma tutto il mondo artistico indipendente dell'epoca entra in questa fotografia vestiti da banchieri, quindi in questo gioco di presa in giro con un sistema di mercato che non li aveva presi in considerazione.
Loro sono tutti autori particolarmente diversi, ma avevano tutti una influenza particolare. Avevano più o meno partecipato al programma New Deal, cioè quindi al Work Progress Administration del presidente americano di Roosevelt. Intanto mi scappano le parole. E quindi avevano da una parte sofferto la fame, perché sì, venivano pagati, ma la Grande Depressione l'aveva fatti soffrire, e tutti soffrivano di una paura di non essere all'altezza degli autori europei. Quindi quando decidono di scatenare la loro forza attraverso quel momento tra il 50 e il 51, entra prepotentemente l'opera americana in un sistema che sembrava abbastanza bloccato. Nel 45, torniamo un po' invece indietro a Jackson, nel 45 finalmente lui si sposa con Lee Krasner e vanno a vivere negli Hamptons. Finalmente Jackson riesce a liberarsi dalla New York che tanto gli sta dando, ma che tanto gli sta togliendo, perché vive in questa dimensione di grande dolore che si manifesta nell'alcol. Inizierà dal 45 in avanti la sua sperimentazione, la sua ricerca, e lo dirà con questa frase quando verrà intervistato: non dipingo sul cavalletto, aveva affermato proprio Jackson, preferisco fissare le tele sul muro o sul pavimento, ho bisogno dell'opposizione che mi dà una superficie dura, sul pavimento mi trovo più a mio agio, mi sento più vicino al dipinto, quasi come fossi parte di lui, perché in questo modo io posso camminarci intorno, lavorarci da tutti i quattro i lati ed essere letteralmente dentro il dipinto. Questo modo di procedere è simile a quello dei sand painters indiani dell'Ovest. Ecco che qua esce quella matrice, quella origine in cui lui è cresciuto, cioè guardando i nativi americani. Quindi queste grandi tele ricorderanno in Jackson questa sua esperienza di quando era giovane e viveva tra Arizona, la California e lo Wyoming. Una delle grandi opere importanti di Jackson Pollock, che tra l'altro tra il 48 e il 52 smette di dipingere e riesce a realizzare i suoi grandi capolavori, lo vediamo in Summertime number 9A del 1948, un'opera straordinaria che già comincia a mostrare quello che è una sorta di partitura musicale. Non è a casuale che Jackson comincerà a chiamare le sue opere con numeri, come se fossero delle improvvisazioni. E di fatto in quel Pecopa abbiamo gli autori come Dizzy Gillespie, John Coltrane, Charlie Parker, poi arriva anche Miles Davis, che hanno l'improvvisazione, e quindi noi capiamo queste opere di Jackson Pollock come se fossero i vari strumenti che suonano, che lui fa sgocciolare e poi continua a superare uno sopra l'altro e costruire stratificazioni, ma senza alcun disegno, se non un disegno di partenza che poi viene completamente coperto. Quindi Jackson entra nella tela e non entra più nella rappresentazione, ma entra in una espressività. Lui lascia andare il suo inconscio e lo fissa con la sua energia su quella tela. Noi abbiamo l'anima di un autore su queste opere. E lo vediamo. Addirittura nel 49 c'è una copertina e un articolo fondamentale che esce su Vanity Fair, dove dice: Is he the greatest living painter in the United States? È il più grande pittore degli Stati Uniti, e lo vediamo proprio con queste opere che sono per alcuni critici una rivoluzione straordinaria, per altri chiaramente un'invenzione abbastanza scadente. In realtà sappiamo oggi che pochi anni fa, insomma, le tele di Jackson sono arrivate anche a 200 milioni di dollari, quindi stiamo davanti a un autore straordinario che comunque è riconosciuto dal mercato. Non che questo abbia l'avallo che poi sia la qualità, ma lo dicevo per intenderci. E vediamo Jackson come opera, lo vediamo all'interno della sua tela, lo vediamo combattere quasi, farsi portare dentro. E lui dice:
In quel momento continuo ad allontanarmi sempre di più dai soliti strumenti del pittore, come il cavalletto, la tavolozza, i pennelli. Preferisco bastoncini, cazzuole, coltelli e lasciar sgocciolare la pittura fluida o un impasto pesante con la sabbia, con vetri rotti o altri materiali estranei aggiunti. Ecco quello che sta accadendo nella tela, ci sta entrando tutto. E lo vediamo con questo numero 27 del 1950 e continuate a immaginare gli assoli di Charlie Parker che suonano come delle linee inaspettate, che non sono preparate, è improvvisazione pura. Questa pittura è esattamente quella, è improvvisazione pura, ma nell'improvvisazione pura c'è la conoscenza. Qualcuno conosce Keith Jarrett, suona improvvisando, creando delle cose straordinarie, perché è un genio della musica, lui ha la musica in testa. Jackson Pollock è la stessa cosa, lo vedete? Quasi in una sorta di trance, ma non è assente, lui è una sorta di scrittura automatica surrealista, cioè lascia il suo inconscio esprimere quello che sente. E lo vediamo ancora in Lavender Mist numero 1 del 1950, lo vediamo ancora in opera, lo vedete con questi barattoli e questi oggetti su cui lui si lascia portare, e vediamo Autumn Rhythm del 1950, un'opera straordinaria. Vi ricordo che queste sono opere di 7, 8, 10 metri, quindi immaginatevi trovarvi davanti a queste tele che hanno un equilibrio straordinario, perché Jackson, proprio potendo muoversi, opera tutta una distribuzione. Voi immaginate come se fosse un'opera eterna, cioè come se voi la allargate, è come se lui fosse immerso in un mondo gigantesco di suoni, di emozioni. Lo vediamo. E ancora Convergence, siamo nel 52, e quindi questo dripping, questo sgocciolamento diventa per Jackson un controllo di sé. E lui è dentro questa opera, è quasi maggiormente un autoritratto di un autoritratto vero e proprio, cioè lui mostra quello che è dentro l'artista, che è il creatore. E lo vediamo qui, a dire, c'è una bellissima foto dove c'è Lee Krasner che guarda, che sarà la sua compagna per tutta la vita, nonostante lui abbia avuto poi anche varie donne, insomma era un donnaiolo, diciamoci le cose come stanno. E abbiamo Blue Poles, sempre opera del 52, un'opera straordinaria. E per qualcuno sembrerebbe molto casuale, ma questo caos non è affatto casuale, è proprio come il jazz, dicevamo prima. La partitura è libera, ma l'autore sa esattamente che cosa sta per fare, che cosa sta accadendo. Quindi l'espressionismo astratto non è altro che questo, la grande energia creativa umana inconscia che viene fissata su una tela. Arriviamo al 53, Jackson comincia di nuovo a bere, purtroppo, ma beve per una ragione, lui sente quasi spegnersi la sua ricerca, la sua grande intuizione. Perché? Perché non è una figura che si vuol fermare. Quindi non è che adesso prego e faccio 100.000 opere tutto uguale a dripping. In un certo momento lui ha bisogno di andare oltre questa parte. La sua inquietudine lo accompagna, lo spinge a ricercare oltre. E lo vediamo in queste opere che sono Portrait and a Dream e poco prima The Deep. Opere che cominciano a essere diverse e arriviamo finalmente a un'opera che poi vi farò vedere fra un istante, dove c'è Jackson che ritorna al pennello, a un intervento sulla tela. Quindi non è più il dripping, ma c'è di nuovo la mano che va a segnare la tela. L'artista, come dicevo, lui è un artista moderno, estremamente moderno, contemporaneo al suo tempo, a quello che sta accadendo in quel tempo, perché è un tempo di cambiamento, siamo negli anni 50, la musica, la ricerca nello spazio, abbiamo un mondo, l'America del consumo, c'è tutto dentro questo Jackson Pollock, e che sono quelle sue forze interiori, c'è la frustrazione, c'è il dolore, c'è Hollywood che delle star che in realtà muoiono, c'è Marilyn Monroe, c'è James Dean, c'è un mondo che è quel mondo americano, quella compressione, quell'inquietudine dell'America, che è la base dell'espressionismo astratto. E allora arriviamo a White Light, l'opera in cui Jackson ritorna a toccare la tela e intervenire direttamente sulla tela, abbandonando il dripping, o almeno in parte abbandonando il dripping. Quello che volevo dire è che
L'opera di Jackson Pollock è un'opera straordinaria. Queste tele, immaginate queste tele di 6, 7, 8 metri poggiate a terra su cui lui suona, no? Come ogni dripping è come se fosse uno strumento, è un sassofono che suona, ma poi è un assolo di batteria, e poi un assolo di contrabbasso, e tutto però che sembra indipendente ritorna a un disegno che è la musica. Quindi l'opera di Jackson Pollock è un po' come quella di qualunque pianista. Tu ti trovi davanti a un pianoforte e dici: io suono una nota, blim, esattamente come la può suonare Benedetti Michelangeli, una nota, ting, o come la può suonare Keith Jarrett. Bene, quella nota lì è uguale per tutti, anche se non sei un grande pianista. La differenza che cosa la fa? La fa la capacità di creare l'opera, e quindi di suonare quell'opera completa e di portarla a termine con la tua, col tuo sapore, col tuo timbro, con la tua capacità. Quindi, quando ci viene da dire davanti a un'opera di Jackson Pollock, ma a molti altri artisti, questa la potevo fare anch'io, no, non lo potevate fare anche voi e non lo potevo fare neanch'io. Forse avremmo potuto, se avessimo voluto, farlo, ma se no lo rifacciamo, perché non lo stiamo facendo, la rifacciamo, perché se no l'avremmo fatta prima di lui, no? Quindi questo è il tema, quindi è inimitabile Jackson Pollock, è inimitabile. E poi ripeto, provate a dipingere in dripping per 3, 4, 5 ore una tela di 8 metri. Provateci, e se poi ce la fate scrivetemi, io sarò felice di guardare la vostra opera. Quindi ritorniamo a due o tre finali, ai temi finali di Jackson, che spiega in qualche modo anche la sua opera. L'inconscio è un elemento molto importante dell'arte moderna e penso che le pulsioni dell'inconscio abbiano grande significato per chi guarda un quadro. Ecco, immaginate di essere di fronte a un quadro di Jackson Pollock. Tra l'altro noi in Italia siamo fortunatissimi, perché al Guggenheim di Venezia, appunto la nostra Peggy Guggenheim, abbiamo una serie di opere importantissime di Jackson Pollock. Alcune di quelle che vi ho mostrato stanno al Guggenheim di Venezia, quindi andate a vederla, mettetevi davanti a questa gigantesca tela che è l'espressione di quel mondo inconscio di cui parla Jackson Pollock. E poi l'artista moderno lavora con lo spazio e il tempo ed esprime i suoi sentimenti piuttosto che illustrarli. Questa è la grande differenza tra l'espressionismo astratto e le altre correnti del periodo. Infine, questo genio ribelle, questo meraviglioso artista, ma anche disgraziato, ma anche antipatico, egocentrico, alcolizzato, donnaiolo, arriva, come tutti questi grandi artisti, a una sorta di autodistruzione. Non abbiamo dati certi sull'incidente che l'ha causato, la sua morte nel 1956, poco distante da casa, ma per molti, e se avete visto anche il film di Ed Harris su Jackson Pollock, c'è un abbocco sul tema del suicidio. Io non lo so, non sono io a doverlo spiegare. Certamente questo grande artista, quella notte, che amava la velocità, che amava le automobili, che amava le donne, amava l'alcol, si va a schiantare contro un albero e finisce la sua vita, un po' come purtroppo pochi mesi prima, neanche un anno prima, era accaduto a un altro gigante americano del cinema americano, James Dean, che con la sua Porsche va a schiantare contro un albero. Ecco, l'epilogo è doloroso e triste, ma ci lascia una strada di esplorazione dell'animo umano. E quindi quell'11 agosto del 1956 quella vita finisce, ma resta la testimonianza di un artista straordinario.